Il corpo umano è composto al 70% da acqua, il resto è cinema. Questo è lo slogan della prima edizione dell'Aqua Film Festival, che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre nella cornice della Casa del Cinema di Roma, teatro da sempre di eventi prestigiosi legati alla settima arte. Un progetto nato da un'idea a lungo sognata e finalmente realizzata. Nasce da due vite precedenti. Nasce da un grande amore, il primo, cinema, da dove sono nata, da dove sono cresciuta e ho sperimentato. E poi la seconda vita è l'acqua, perché ho avuto un incidente di macchina molto grave e da lì ho cominciato a studiare questo elemento magico che mi ha fatto rinascere e ho creato 3.000 esercizi, ho pubblicato 5 libri, ho cominciato a insegnarlo dopo aver chiaramente praticato tutti i tipi di studi del settore, e con grande soddisfazione, perché poi tutti stanno bene, continuo a insegnarla. Ho creato il corpo insegnante e poi in questi ultimi anni ho sentito il bisogno di unire queste due vite, la prima e la seconda, perché in fondo la vita è fatta di esperienze, il risultato sono tutte le esperienze e non ci si deve mai fermare. E quindi questa Aqua Film Festival è un sogno, è un vero sogno che ho da tempo. In concorso due categorie di film, quelli per la sezione corti della durata massima di 25 minuti e quella dei cortini di 3 minuti realizzati anche dal cellulare. Una rassegna cinematografica che ha ottenuto riconoscimenti da enti importanti, oltre che un'ampia partecipazione di giovani promesse selezionate da una giuria d'eccezione. Partecipo all'Aqua Film Festival innanzitutto perché sono un grandissimo sportivo, acquatico per giunta, barca a vela, surf, kite, insomma chi più ne ha più ne metta, sub, sono innamorato dell'acqua. E poi devi sapere che mio padre da bambino, come primo nome, voleva chiamarmi Nettuno, quindi proprio è stato fatto per me fondamentalmente. In più io ho girato un film l'anno scorso che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma proprio dell'anno scorso nella sezione Alice nella città, e lo presentano anche qui all'Aqua Film Festival in un evento speciale dove sono coinvolte molte scuole e anche l'Università Europea. Sono molto contenta di essere qui all'Aqua Film Festival, io faccio parte della giuria e quindi ho visto un sacco di cortometraggi e sono appassionata di cortometraggi. Qua verrà presentato il 6 ottobre, proprio il primo giorno dell'Aqua Film Festival, un cortometraggio che ho prodotto, scritto e interpretato, che si chiama Anatomia di un amore, ovviamente fuori concorso, che non gareggia, e poi mi hanno chiesto appunto di fare la giurata. Un fitto programma di proiezioni e incontri animerà il festival, che vedrà come protagonista indiscussa l'acqua, fonte di vita da rispettare e valorizzare anche attraverso l'immagine in movimento catturata dall'uomo. Un messaggio sociale dunque, volto a sensibilizzare e a risvegliare le coscienze, un'ulteriore strada per sostenere quei paesi privi di questa risorsa fondamentale per la sopravvivenza. Sostenere anche il progetto di AMREF, perché io faccio parte di AMREF come testimonial e noi ci stiamo lottando tantissimo per questa campagna che è iniziata il 18 di settembre per appunto aiutare l'Etiopia, che ultimamente sta passando una delle più grandissime, delle più grandi siccità degli ultimi 30 anni. Insomma, sono contenta di poter rappresentare AMREF e di essere qui insomma anche come giuria. Un progetto che debutta e mette in campo tanti ingredienti messi insieme con grande cura e con lo sguardo attento rivolto al futuro. Il sogno è farne tante edizioni e renderla sempre più internazionale, perché è un concetto universale come l'amore. La vita inizia dall'acqua e il cinema la racconta.